Ora si registrerà la conferenza. Proviamo un attimo di condividere lo schermo. Io sono abituato con l'università ad un'altra piattaforma, vediamo se riusciamo nel nostro intento. Vabbè, ci sei tante volte riuscito, quindi non è No, no, il primo questo è, seminario che facciamo. diceva mio padre, tempo voluvigiano, ma poi alla fine. Infatti, vedo qua, già ti sei collegato, perfetto, ok. È solo che adesso lo dobbiamo fare con no, lo dobbiamo fare. Hai parlato troppo presto. Ah, ma si vedeva bene prima, si vedeva, era perfetto. Aspetta che ci riproviamo. Adesso? Cosa No, vedete? adesso ancora noi vediamo la all'inizio vedevamo. Apparendo, devi schiacciare dove vedo PowerPoint, devi mettere. C'è il simbolo della P, devi schiacciare. Aspetta. Qua siamo ancora, fino alle 8 ce ne vuole. E allora? Quello di sotto. Quello di sotto. Questo è Godot, eccolo qua. Questo secondo me devi schiacciare. Sì. Va Ecco. bene, Lo devi allora, ingrandire. e lo devo Benissimo. fare vedere a tutto schermo. Ok, ci siamo. Ok, ci siamo. Innanzitutto il perché di questo argomento, e cioè tutto il ragionamento che sta dietro le norme tecniche, perché le norme tecniche del 2018, come tutte le norme italiane, danno delle indicazioni, danno delle prescrizioni, dimenticandosi che molto probabilmente i tecnici che useranno queste prescrizioni, queste indicazioni, è da un po' di tempo che non hanno più a che fare con le nozioni che stanno dietro, diciamo, le prescrizioni e le indicazioni date dalle norme tecniche. Quindi il tentativo che io voglio seguire oggi con questa chiacchierata è quella di fare vedere cosa c'è dietro queste prescrizioni, in modo tale da capire cosa significa seguire le prescrizioni che andiamo a vedere, che cosa implicano sulla struttura che noi stiamo andando ad analizzare. Scusate un attimo. In particolare ci soffermeremo stasera su tre punti che secondo me diciamo, definiscono bene quello che io vi ho detto, e cioè il primo punto è il metodo semiprobabilistico di verifica. Noi lo adottiamo, ormai da un po' di tempo abbiamo accantonato il metodo delle tensioni ammissibili, ma diciamo che non sappiamo probabilmente se una verifica col metodo semiprobabilistico risulta essere positiva, che cosa significa veramente su quella struttura. Ecco che stasera cercheremo di farlo vedere. Introducendo anche i concetti fondamentali di un procedimento di verifica un po' più
evoluto, che è quello del secondo ordine, o il metodo beta. E proprio facendo una comparazione tra il metodo semiprobabilistico e il metodo beta, vedremo cosa significa, appunto, qual è il significato che sta dietro un procedimento di verifica con il metodo semiprobabilistico. Un altro argomento che secondo me è importante capire che cosa effettivamente stiamo andando a fare è un'altra regola che generalmente il tecnico utilizza, o ancor peggio, più che il tecnico, il programma di calcolo, diciamo, utilizza per trovare la risposta effettiva di una struttura in zona sismica, ed è la regola di combinazione modale, che per tanto tempo, diciamo, fu trascurata e che invece riveste una importanza fondamentale nelle strutture soggette alle azioni sismiche. E poi, secondo me, un altro argomento che diciamo merita attenzione è la gerarchia delle resistenze. Ormai dal 2008 si sente parlare sempre di progettare le strutture, soprattutto in cemento armato, in modo tale che sia rispettata la gerarchia delle resistenze. Ma cosa significa rispettare la gerarchia delle resistenze? Per poter rispondere a questa domanda, sicuramente dovremo ragionare su che cosa è effettivamente una cerniera plastica, che è un altro argomento che noi, un'altra definizione che noi utilizziamo spesso, senza però avere evidenza di quello che è il significato effettivo di questo termine, cerniera plastica. Ecco, questi saranno i tre, diciamo, argomenti di cui ci occuperemo, stasera, e partiamo proprio con il metodo. Forse, sì, col metodo semiprobabilistico. Il metodo semiprobabilistico si pone come scopo finale, diciamo, della sua applicazione, chiaramente questo nella normativa ultima che noi utilizziamo, si pone come obiettivo quello che la probabilità che la struttura in esame non supera una determinata probabilità di crisi sia minore della probabilità di crisi di riferimento. Quindi P con F è la probabilità che la struttura che stiamo progettando vada in crisi. La crisi chiaramente dipende da che cosa stiamo noi, con che cosa noi stiamo lavorando. Se per esempio lavoriamo agli stati limiti di esercizio o agli stati limiti ultimi, e a sua volta, per esempio, se lavoriamo con la salvaguardia della vita, o lavoriamo andiamo a considerare il collasso, il crollo della struttura. Quindi questo P con F stellato che vediamo qui è una probabilità di crisi che è determinata, è definita dal tipo di crisi considerato, dal tipo di crisi che noi stiamo analizzando, e a cui corrisponde chiaramente un determinato stato limite da andare ad analizzare. E due, l'esposizione della struttura. Cioè, che cos'è l'esposizione della struttura? E diciamo quanto importante sia,
la struttura da diversi punti di vista, da un punto di vista economico, dal punto di vista di ciò che avviene all'interno della struttura. La nostra struttura può essere una scuola, una caserma di carabinieri, o può essere un edificio di civile abitazione. In questo caso, chiaramente, l'esposizione cambia. Quindi PF star, la probabilità di riferimento che non deve essere superata dalla nostra probabilità di crisi, dipende da questi due fattori. Qui, per esempio, è forse uno dei rari casi in cui la norma l'NTC dà una valutazione della probabilità in funzione dello stato limite. E lo abbiamo in questa tabella. Questi numeri rappresentano la probabilità di superamento ammessa dalla verifica che stiamo facendo nel periodo di riferimento V con R della struttura. Cos'è V con R? A sua volta questo periodo di riferimento dipende sostanzialmente dall'esposizione della struttura, perché V con N è l'età nominale, il periodo nominale di sopravvivenza della struttura, che per esempio tra un edificio di civile abitazione, un edificio che deve consentire il lavoro, d'ufficio, di tanti uffici, o per esempio il ponte, questo V con N è diverso. Per avere un'idea, per un edificio di civile abitazione V con N è uguale a 50, mentre per un ponte V con N vale 100. C1 è ancora un coefficiente che, come dire, moltiplicato per V con N, amplifica ancora il periodo, il periodo di riferimento della nostra struttura. In alcuni casi, per gli edifici di civile abitazione, per esempio, questo C con U è uguale a 1. Quindi deve essere subito chiaro che quando noi andiamo a considerare una verifica agli stati limite, considerando le norme ultime del 2018, dire che la struttura verifica al quel determinato stato limite significa sempre che questa variazione, questa diseguaglianza tra la probabilità di riferimento e la probabilità effettiva deve essere sempre definita con questo verso e mai con il verso opposto. Esempio, a me piace, ma questa l'ho scoperta, da poco, non da tantissimo. Piace fare riferimento alla normativa danese. La normativa danese definisce tre classi di utilizzo delle strutture e tre classi di rottura, di tipo di rottura che si viene a considerare. Le classi relative all'utilizzo vanno da quelle in cui le persone usufruiscono della struttura in periodi sporadici, quindi sono scarsamente, le persone all'interno di queste strutture si presentano soltanto occasionalmente. Quella intermedia, che si riferisce sostanzialmente a tutti gli edifici destinati alla civile abitazione, mentre quella alta
riferisce alle strutture cosiddette strategiche, sia strutture tipo scuole, uffici, sia anche caserme, sia anche diciamo, i ponti che chiaramente. Perché devono avere una classe alta? Perché è chiaro che l'eventuale collasso di un ponte, come noi sappiamo, ha delle enormi influenze su quelli che possono essere i soccorsi, per esempio. I tre tipi di rottura, la prima è la rottura duttile. Rottura duttile che però consente, diciamo, deve avere delle caratteristiche tali che una volta che si è verificata, diciamo, la struttura possa avere delle residue, capacità di sopportare ulteriori incrementi di carico. Il tipo di rottura 2 si riferisce invece alle strutture, ai tipi di crisi, sempre per duttilità, ma che non posseggono che non posseggono questa capacità di avere ulteriori riserve di resistenza. Infine, il livello 3 è il livello in cui le rotture, il tipo di rottura 3 è diciamo, il tipo di rottura che prevede rotture fragili o rotture per instabilità. Cioè, parlando in parole semplici, sono quelle rotture che non sono precedute da deformazioni come le precedenti, cioè non danno il preavviso della crisi della struttura a chi le guarda, diciamo, a chi le studia, le osserva. Allora, queste tre classi di utilizzo e di rottura, nella normativa d'Asnese, vengono sistemate in questa tabella che ha la forma della matrice, dove si definiscono le probabilità, diciamo, di crisi di riferimento, e queste probabilità vanno da 10 alla meno 3 per il caso che si trova all'intersezione della classe 1 e del tipo di rottura 1 alla 10 alla meno 7. Queste sono le probabilità di riferimento, di crisi, e sono riferite ad un anno. Ecco, a me piacerebbe che chi leggesse le norme italiane avesse in mente, avesse chiaro una tabella di questo tipo, cioè avesse chiaro il tipo di livello di sicurezza che noi abbiamo quando stiamo andando ad effettuare la nostra verifica. Devo dire che le norme danesi, diciamo, da questo punto di vista sono molto attente e, per esempio, rappresentano le uniche norme che permettono di effettuare le verifiche con il metodo beta, quello che vi ho, di cui parlavamo prima. Allora, ma quando noi andiamo a fare una verifica, non è che andiamo a confrontare probabilità di crisi. No, noi andiamo a confrontare dei valori di resistenza R e dei valori di sollecitazione S. E diciamo che la verifica risulta essere positiva se R è maggiore o uguale a S.
Bene, se RLS fossero delle quantità deterministiche, effettuare questa verifica sarebbe banale. Perché? Perché se la resistenza è maggiore della sollecitazione, allora sicuramente non ho crisi, cioè la probabilità di crisi è uguale a zero. A sarebbe l'affidabilità, che è il complemento a 1 della probabilità di crisi. Viceversa, se S è più grande di R, allora io ho che la probabilità di crisi è 1, cioè la crisi è un evento certo, mentre l'affidabilità risulta essere uguale a 0. Ma ovviamente né R né S sono delle variabili deterministiche, sono sicuramente delle variabili che hanno delle incertezze per poter essere definite. O come ci piace dire a noi, sono delle variabili aleatorie. E allora, di che cosa si preoccupa il metodo semiprobabilistico? Il metodo semiprobabilistico dice: ok, io so che R ed S sono aleatorie. La verifica quando sarà positiva? Sarà positiva quando la probabilità che R sia maggiore o uguale ad S, cioè quella che noi stiamo calcolando, è più piccola della probabilità di crisi di riferimento. E allora, se io do il metodo semiprobabilistico in questo modo, capite bene che se io dico da domani in poi la verifica si fa in questo modo, ci troveremmo tutti in grossissima difficoltà. Allora, il metodo semiprobabilistico che cosa fa? Va alla ricerca di variabili di resistenza e variabili di sollecitazione di progetto sostanzialmente, o di calcolo, meglio di calcolo, in modo tale che il dire che questo valore deterministico è recondito è maggiore o uguale del valore deterministico S con D, implica che la probabilità di crisi sia di che R sia maggiore o uguale ad S sia minore della probabilità di crisi di riferimento. Quindi trasferiamo la verifica dal campo delle probabilità al campo deterministico, dove però io devo andare a considerare queste due grandezze di resistenza e di sollecitazione di calcolo, in modo tale che dire questo, la freccetta la vedete Sì. Considerare vera questa diseguaglianza significa considerare vera questa diseguaglianza. Bene, allora per esempio, se le variabili diciamo che stiamo considerando fossero entrambi deterministiche, significherebbe questo che R con D sarebbe uguale al valore della resistenza ed S con D sarebbe uguale al valore della sollecitazione, al valore deterministico. Ma ovviamente questo non è. Abbiamo detto R ed S sono delle variabili aleatorie, per cui la probabilità non può essere o 1 o 0. Se andiamo a considerare, per esempio, questi sgordi che ho disegnato qui sono delle funzioni densità di probabilità, queste sono della resistenza e queste sono della sollecitazione.
immaginiamo che siano delle gaussiane, sia questa che questa, e andiamo a definire o il valore medio della resistenza, il valore medio della sollecitazione, ma noi sappiamo che altre quantità importanti, lo sapevamo pure ai tempi delle tensioni ammissibili, perché per quanto riguardava l'accettazione del calcestruzzo, noi dovevamo sapere che la resistenza di riferimento era il frattile al 5% inferiore della nostra densità di probabilità. Quindi RK è il valore della resistenza che ha il 5% di possibilità di essere più basso rispetto ad esso. Mentre per le sollecitazioni abbiamo sempre mu con est, ma abbiamo pure il frattile, che è sempre un frattile al 5%, però stavolta superiore, cioè S con K è quel valore della sollecitazione che ha solo il 5% di possibilità di essere superato. Allora, se noi andiamo a dare, abbiamo sostanzialmente sia la densità di probabilità della resistenza che la densità di probabilità della sollecitazione, come facciamo c'è la possibilità di evidenziare quale sia la probabilità di crisi connessa a queste due funzioni densità di probabilità? Bene, se le due funzioni, oltre a essere gaussiane, definiscono anche due variabili che sono indipendenti l'una dall'altra, e questa, se ci riflettiamo, non è una ipotesi molto forte. Generalmente la grandezza di sollecitazione e la grandezza di resistenza possono essere considerate indipendenti. Allora, in questo caso abbiamo che la probabilità di crisi ha una interpretazione geometrica, diciamo molto importante e, come dire, molto immediata. Rappresenta l'area sottesa contemporaneamente dalla densità di probabilità di resistenza e dalla densità di probabilità della sollecitazione. Bene. Una volta che abbiamo visto che se noi abbiamo la resistenza e la sollecitazione definite come delle variabili aleatorie gaussiane, e una volta che abbiamo visto che sostanzialmente la probabilità di crisi è, se vogliamo, l'intersezione di queste due funzioni, una cosa che vi volevo dire, non. Migliora questo qua quando abbiamo il risultato delle cose e poi se ne vanno, ok? Mi sembrava che era. Sì, ma ci sono io qua, sono inutile. Se mettono anche il mio, poi c'è un biscaiccio, in ogni caso un po' bene, quindi. Scusate, chiudete i microfoni perché a me sembrava che fosse un dubbio, una domanda, come dire, un rimprovero nei miei confronti, invece No, no, che stavate facendo. se vuoi contattare tu, lo fai, ci parlate voi, cose. Cosimo, puoi vedere chi è? Grazie. Maria, allora aspettiamo queste cose qua, domani se ne va. Ciao. Mamma Finito. mia, Tutto una parola, due a posto? parole diventano un programma. Sì, no, non sono incazzato. È diversa cosa. Sì, ingegnere Oliva, per piacere No, c'è spegni il un microfono. problema. Ah, non è grande, non è cosa. Ingegnere Oliva, per piacere lo spegni il microfono. Pronto? Grazie. Ciao, senti, mi fai una cortesia. Ho
Ho lasciato il computer acceso nella mia stanza, se gentilmente lo spegni. Speriamo che glielo In spenga realtà ce quando. n'erano alcuni, che sto disattivando io Guarda, perché noi siamo Cosimo, noi riusciamo a disattivarli, vedi, i microfoni quando tu li vedi, eh? Ok, sono tutti disattivati. Ok, no, stavo dicendo, ne stavo approfittando per dire questo, che non c'è bisogno di aspettare alla fine della lezione se avete qualche dubbio, qualche considerazione da fare su quello che sto dicendo. Siete liberi di farlo quando volete. Adesso cosa bisogna andare a considerare? Bisogna andare a considerare chi sono le resistenze di calcolo e le sollecitazioni di calcolo affinché questa P con F che noi vediamo qui abbia quei valori che abbiamo visto prima, dalla 10 alla meno 3 alla 10 alla meno 7. Un tentativo potrebbe essere quello di dire, va bene, io come resistenza e sollecitazione di calcolo vado a considerare il valore medio. Ok, mi vado a mettere nella situazione in cui R con D è uguale a S con D, quindi nella situazione limite tra R con D e S con D, e questo significa che i due valori di mu con R e mu con S coincidono, e questo significa che le due funzioni densità di probabilità sono una sopra dell'altra. E il valore della probabilità di crisi è l'area di questo tratto in comune che hanno le due funzioni di densità di probabilità. Questo non sarà mai e poi mai dell'ordine di 10 alla meno 3. E vabbè, e se vogliamo, anche il metodo delle tensioni ammissibili, chi è vecchio come me, se lo ricorda, non prendevano mai come valori di calcolo i valori medi di resistenza e di sollecitazione. Semmai prendevano in qualche modo, semmai prendevano in qualche modo in considerazione i frattivi. Cioè, noi possiamo dire che R con D è il frattile inferiore al 5% di R, ed S con K è il frattile superiore al 5%. Ok, andiamo a metterci nella situazione limite anche qui in cui SK è uguale a RK, cioè S con D è uguale a R con D, e anche qua se andiamo a fare questa operazione noi la vediamo la probabilità di crisi. L'area sottesa dalle due curve è una quantità che è proprio visibile. E allora significa che nemmeno i frattili possono essere considerati come valori di calcolo. E però, sempre chi è vecchio come me, se andavamo a considerare il metodo delle tensioni ammissibili, noi questi due consideravamo come valori, no? Il frattile inferiore della resistenza e il frattile superiore della sollecitazione. Ma che cosa facevamo quando applicavamo noi il metodo delle tensioni ammissibili? Utilizzavamo quello che ai tempi l'ingegnere Lizzari sicuramente però lo ricorda, veniva considerato il coefficiente di sicurezza. Cioè
salvava praticamente il tutto, perché con questo coefficiente di sicurezza, che aveva dei valori oscillanti tra 2,5, 3, 3,5, non si sapeva mai che valore doveva essere, cosa facevamo? Facevamo che riducevamo ancora il valore della resistenza di calcolo e aumentavamo ancora il valore della sollecitazione di calcolo, in modo tale che nella situazione limite RD uguale a S con D avevamo che l'intersezione c'era, ma la dovevamo andare a verificare con la lente di ingrandimento se volevamo avere informazioni dai grafici delle nostre funzioni. E allora questo coefficiente di sicurezza era, o si poteva considerare o come un valore riduttivo della resistenza, messo qui a denominatore di RK, oppure un valore moltiplicativo della sollecitazione. In ogni caso, questa operazione ci consentiva appunto di fare in modo che quanto consideravamo resistenza e sollecitazione di calcolo, l'intersezione fra queste due curve non era percepibile ad occhio nudo. Quindi, quando dicono che le tensioni ammissibili, che il metodo delle tensioni ammissibili era un metodo deterministico, sì, era un metodo deterministico dove tutte le incertezze, oltre a essere introdotte con la resistenza di calcolo e la sollecitazione di calcolo, tutte le altre incertezze venivano a essere considerate dall'interno del coefficiente S. E chiaramente ai tempi, io mi ricordo, studente, c'era la diatriba. Alcuni dicevano che questo coefficiente S era troppo grande e quindi che le strutture che andavamo a considerare erano sovracalcolate rispetto a quelle effettivamente necessarie. Altri invece sostenevano che erano troppo picche, questo S era molto piccolo e quindi utilizzando questo S si avevano delle strutture che potevano avere delle crisi, diciamo, a sorpresa, non preventivate. Chi aveva ragione? Io direi avevano ragione tutte e due, perché il concentrare tutte le diciamo aleatorietà, tutte le incertezze all'interno di un solo coefficiente S chiaramente portava poi a queste considerazioni, che in alcuni casi questo S era sovradimensionato, in altri casi invece era sottodimensionato. E allora la cosa diciamo da fare alla luce di questo fatto, ed è quello che appunto viene fatto dai metodi semiprobabilistici, è quello di andare a considerare dei coefficienti che riducono la resistenza caratteristica o aumentano le sollecitazioni rispetto alla sollecitazione caratteristica attraverso dei coefficienti. Quindi alcuni coefficienti si riferiscono alle resistenze e sono chiaramente dei coefficienti che risultano essere cioè delle deamplificazioni della resistenza. Io devo ottenere delle resistenze di calcolo più piccole e invece delle sollecitazioni di carico per i quali questi coefficienti devono essere moltiplicati. Questo è il metodo semiprobabilistico. Qua vedete
le espressioni dei coefficienti di riduzione, coefficienti di resistenza, appunto, che sono dei coefficienti riduttivi, non molto per l'acciaio, sappiamo perché, perché l'acciaio già, come dire, è sottoposto a delle verifiche negli stabilimenti e quindi diciamo che molte incertezze non ce le abbiamo. Invece, per quanto riguarda il calcestruzzo, abbiamo dei valori chiaramente più ampi. Qua addirittura abbiamo il 50% in meno. Per quanto riguarda invece le azioni esterne, tutti voi avete avuto a che fare sicuramente con questi coefficienti gamma, che sono tutti amplificativi, tranne questo, perché si riferisce a dei carichi permanenti che sono favorevoli e quindi, ma poi gli altri sono tutti amplificativi, e però dobbiamo stare attenti perché nella nostra norma abbiamo anche un'altra classe di coefficienti relativi ai carichi, che sono i coefficienti psi. Coefficienti psi che sono praticamente dei coefficienti, stavolta riduttivi dei carichi, perché tengono conto del fatto che i carichi agenti sul nostro sistema possono, e sono chiaramente sono tutte delle azioni accidentali, possono non essere presenti nello stesso momento. E quindi vedete che queste psi sono tutte pari o a 1, come in questo caso, o diciamo abbiamo qui delle quantità minore di 1. E in alcuni casi abbiamo che sono addirittura nulli, cioè annullano l'effetto di quel carico accidentale. E comunque sia i coefficienti deamplificativi che quelli amplificativi hanno la caratteristica di essere diciamo applicati alle resistenze e alle sollecitazioni in modo tale che la aleatorietà, l'incertezza delle grandezze di cui tengono conto sia distribuita il più possibile, quindi non ci sia soltanto un coefficiente di sicurezza, ma ne abbiamo diversi. Ai ragazzi miei di una volta, ora non lo tengo più il corso di sicurezza e affidabilità delle strutture, ma quando lo tenevo mi piaceva andare a far vedere questo grafico. Qua abbiamo innanzitutto che gli assi coordinati sono quelle delle resistenze e delle sollecitazioni. Andiamo a immaginare che questa resistenza di calcolo, questa sollecitazione di calcolo che noi valutiamo, come abbiamo visto prima, per i metodi semiprobabilistici, siano tali che se RD è uguale ad SD, io sono nella situazione limite. Allora, questa retta, che quindi risulta essere inclinata a 45 gradi, sostanzialmente cosa fa? Divide il piano delle resistenze e delle sollecitazioni in due parti. Quando la resistenza è più grande della sollecitazione, quindi a destra di questa retta, abbiamo diciamo il cosiddetto dominio di successo, cioè la verifica è positiva. Se invece accade il viceversa, abbiamo il dominio di crisi,
Quindi in questo modo, con questo riferimento, la condizione limite divide in due parti uguali il piano. Bene, allora cosa facciamo? Andiamo a prendere la sollecitazione di calcolo S con D e la resistenza di calcolo R con D. Chiaramente, questi due valori definiscono un punto che si trova sulla retta limite. A questo punto andiamo a disegnare la densità di probabilità della resistenza e la densità di probabilità della sollecitazione per andare a individuare il valore di resistenza caratteristica e di sollecitazione caratteristica. Queste due valori definiranno un punto che non sarà più sulla retta a 45 gradi, ma sarà sulla retta caratterizzata da RK uguale ad SK. Ancora di più, andiamo a considerare il valore medio delle due grandezze, mu con R e mu con S. Diciamo, il punto corrispondente a questi due valori sarà appartenente ancora ad una retta, però vedete con un coefficiente angolare più piccolo. Cosa significa materialmente questo diagramma? Significa che se io voglio andare a considerare un criterio di verifica nel quale le resistenze sono quelle caratteristiche e le sollecitazioni sono pure quelle caratteristiche, io lo posso tranquillamente fare, però devo stare attento al fatto che il dominio di successo chiaramente si riduce, perché il dominio di successo sarà quello che si trova al di sotto di questa retta. E per quanto riguarda i valori medi, è la stessa cosa, lo posso pure fare un criterio che si basa sui valori medi della resistenza e della sollecitazione, però devo stare attento che il dominio diventa ancora più piccolo, quello di crisi, mentre quello di cioè, scusate, di crisi, dovevo dire di successo, mentre quello di crisi va ancor più aumentando. Chiaramente la differenza fra queste quantità sono quei coefficienti gamma che noi abbiamo considerato e poi sono anche date, per quanto riguarda l'ultimo passaggio, dal passaggio dai valori medi alle resistenze caratteristiche. Ecco, io credo che adesso, non lo so se, ma a me sembrerebbe così, adesso andare ad applicare il programma di calcolo con riferimento a questi punti, secondo me lo si fa con una maggiore coscienza. Tra l'altro, i programmi di calcolo sono sempre da considerare, come dire, in modo molto attento, non perché siano sbagliati, ma perché ha sbagliato l'utilizzatore di quei programmi e quindi accorgersi una volta ottenuti i risultati, accorgersi di eventuali errori diventa di fondamentale importanza. Se a questo si aggiunge il fatto che la norma viene applicata, se vogliamo, con coscienza, ecco che, secondo me, riusciamo ad avere, come dire, ad avere sotto controllo il calcolo automatico che ci viene fatto dal calcolatore. Per quanto riguarda l'azione sismica,
Per quanto riguarda l'azione sismica, ovviamente più aleatorio, più incerto del sisma, non c'è nessuna altra azione. E vediamo un poco, generalmente voi sapete che il terremoto in una certa zona del territorio italiano viene definito, oltre che dalle caratteristiche, dei terremoti passati in quella zona, dalle caratteristiche diciamo, del sottosuolo, sia nei primi 30 metri, ma anche più sotto, è definito anche attraverso il periodo di ritorno. Ancora una volta, il periodo di ritorno del terremoto, come è definito a partire dalla velocità di riferimento. Questa PDVR è la probabilità di superamento del terremoto effettivo rispetto al terremoto di progetto. Quindi assegnare T con R significa fissare sostanzialmente questa probabilità di superamento e fissare in quanti anni, fissare quindi la vita, come dire, di riferimento della struttura. Quindi ancora una volta qui entra nuovamente l'esposizione della struttura. E questi sono i valori che avevamo visto anche prima, rappresentano la probabilità di superamento massima che si può avere nel periodo V con R. Chiaramente per gli stati di esercizio è più bassa, per gli stati limite ultimi è più alta, è più bassa. Qual è lo strumento che ci dà la normativa per caratterizzare il sisma? Lo strumento è lo spettro di risposta. Mi ricordo che quando io ero studente, moltissimi di noi avevano difficoltà a capire che cosa fosse uno spettro di risposta. Ma devo dire che a partire dal 1981, con le prime norme sismiche, le norme stesse descrivono molto bene che cosa sia lo spettro di risposta relativo a un terremoto. Quello che possiamo dire noi è che al T con R, al periodo di ritorno, in funzione delle caratteristiche del terreno, del sito dove noi vogliamo andare a fare l'analisi, possiamo avere Ecco, vengono fornite qui delle curve che rappresentano appunto gli spettri di risposta per ora elastico della nostra struttura. Noi sappiamo che lo spettro di risposta che cosa ci dà? Ci dà il valore della pseudo-accelerazione dovuta al sisma, in questo caso il sisma di progetto, al variare del periodo dell'oscillatore a un grado di libertà che caratterizza la struttura o un suo modo di vibrare. Il punto da quale inizia, diciamo, dal quale parte lo spettro di risposta è legato al valore della accelerazione di picco
del terremoto che stiamo considerando. Infatti, periodo zero, che cosa significa? Che la rigidezza del nostro oscillatore è infinita, ma se la rigidezza è infinita, questo significa che l'oscillatore oscilla insieme al terreno che c'è sotto. Quindi questo punto di partenza è legato al valore dell'accelerazione di picco. Accelerazione di picco che, se andiamo ad applicare uno qualunque dei programmi di calcolo, io non mi ricordo da quale programma ho tratto questa mascherina. Il programma stesso, mettendo le coordinate del punto in cui noi dobbiamo andare a effettuare il calcolo, ci fornisce il valore della accelerazione di picco. Ma anche qui dobbiamo stare attenti a capire bene che cosa significa questo valore. Per esempio, questa tartina ci dà l'intensità dell'accelerazione di picco massima che ha la possibilità di essere superata del 10% in 50 anni. Quindi, dietro la definizione dell'accelerazione di picco c'è sostanzialmente una variabile che è aleatoria. L'accelerazione di picco in un dato chiaramente non può essere sempre la stessa, non è sicuramente una quantità aleatoria. Diciamo che come sono state costruite queste mappe? Queste mappe sono state costruite dalla INGV, che ormai è quasi totalmente in mano ai geologi. Queste accelerazioni di picco sono state valutate sia, mettendo insieme sia le cognizioni di tipo statistico relative ai terremoti che si sono verificati negli anni in queste zone, ma anche da studi di tipo geofisico che consentono di dare delle informazioni sulle intensità delle accelerazioni di picco a partire dai dati di Faglia. È chiaro però che, per esempio, questa mappa si riferisce, è un poco datata. Perché? Perché vedo qui in un colore che è fra i più chiari di tutti, una zona che invece un po' di anni fa è stata soggetta a forti terremoti, la zona di Ferrara dell'Emilia, con danni caratterizzati da situazioni un po' strane. E allora sicuramente questa mappa sarà stata, come dire, sarà stata valutata in modo eccessivamente basso per questa zona, e infatti le mappe successive hanno allargato queste zone più scure che si riferiscono alla zona appenninica anche alla zona, che si ha da questa, e prevedo io che allo stesso modo Milano, l'altro giorno c'è stato un terremoto che ha fatto un po' spaventare tutti, e per averlo sentito sicuramente avrà avuto un'accelerazione di picco più grande di 0,025. È chiaro che bisogna considerare che le informazioni statistiche, quelle che secondo me hanno più significato, non lo hanno in questo momento, perché le registrazioni che noi abbiamo dei terremoti in una certa zona
sempre di numero limitato rispetto alla definizione della statistica di questi eventi. Però, diciamo, questo abbiamo e questo dobbiamo andare a considerare. E allora dicevamo che questi spettri di risposta dipendono sostanzialmente dalle caratteristiche del sito. Sicuramente voi avete richiesto ad un geologo il V30, no? Il V30 serve ad avere un'idea vaga, diciamo, delle caratteristiche del terreno fino a 30 metri. Vi ricordo che V30 è la velocità delle onde di taglio, appunto, a 30 metri. Ed è evidente che questa velocità influisce sulle caratteristiche, tra virgolette, di bontà del nostro terreno. E infatti la norma dell'NTP fa corrispondere ad ciascuno degli intervalli di riferimento diciamo, di questo valore V30 un determinato spettro di risposta elastico. Dopodiché, una volta avute queste informazioni, questo spettro di risposta lo dobbiamo in qualche modo andare ad aggiustare, se è necessario, con le categorie topografiche. Quindi, secondo dove è posta la nostra struttura, se sul pizzo della montagna oppure lungo il rilievo oppure in un catino che diciamo un catino che definisce una porzione di terreno limitata rispetto ad un tratto in cui è rigido, vedete, posso avere io degli incrementi dei risultati dello spettro di risposta, che sono sempre questi incrementi maggiori di 1, scusate, sono sempre maggiori di 1, tranne che per la categoria topografica T1, che evidentemente è quella che si riferisce ad un terreno pianeggiante, affiorante, con diciamo poi le caratteristiche che sono definite dal V30. E diciamo, come si vede, il terremoto di progetto sì, dipende dal terremoto che si può avere nel bedrock, ma può dipendere anche fortemente da ciò che si trova tra il bedrock, quindi la roccia, e la nostra struttura. Ed è per questo motivo che il decreto del Consiglio dei Ministri, del Presidente, scusate, del Consiglio dei Ministri, DPCM del 2003, per la prima volta dice che devono essere fatti comune per comune delle studi, delle indagini per ottenere la cosiddetta microzonazione. Cos'è la microzonazione? È appunto una indagine sugli strati superiori del terreno e che viene effettuata sezionando dividendo il territorio con delle maglie quadrate che abbiano come lato un chilometro, per esempio. E sapete bene che, diciamo, con la definizione di questi studi di microzonazione,
a Messina, ma in generale in Sicilia, siamo piuttosto indietro. Va bene, passeremmo dopo la sigaretta mia, passeremo alle regole di combinazione modale, brevemente, perché faremo alcune considerazioni su dei coefficienti che intervengono nell'espressione appunto della combinazione modale. Io mi prenderei 10 minuti e poi fra 10 minuti rientriamo, d'accordo? Mica tanto. Che cosa? Audio riattivato, ma non sento. Ma cosa? Ma non c'è il freddo, Mauro. Oh, adesso qua. Anche No? non sento, grazie. Spegnere audio. Non l'ha guardato, niente. Il giudice disse, non puoi oggi venire. Come strano che non ti abbia detto. Che stamattina già glielo ho detto, ho ritirato tutto, già ce l'avevo detto stamattina. Ok. Aspetta che...
Allora, riprendiamo il nostro ragionamento e chiamiamo e diciamo, parliamo ancora di metodi di verifica. Perché? Perché ci viene da chiedersi se quei valori che noi andiamo a dare ai coefficienti che sono amplificativi dei carichi o diciamo, deamplificativi delle resistenze, perché quei coefficienti hanno quei valori? Da che cosa viene fuori? Viene fuori dal fatto che in realtà esistono dei metodi di verifica che sono basati direttamente sul considerare le variabili di resistenza e di sollecitazione come delle variabili aleatorie. E in particolare si assume che R ed S siano appunto delle variabili gaussiane. Si introduce la cosiddetta variabile esito, che non è altro che la differenza tra la resistenza e la sollecitazione. E quindi la probabilità che la resistenza sia maggiore della sollecitazione equivale alla probabilità che la variabile z sia maggiore di zero. La variabile z risulta essere anch'essa gaussiana e caratterizzata da un valor medio che è la differenza dei valori medi tra resistenza e sollecitazione e da una varianza che è data dalla somma delle singole varianze meno 2 volte la cross varianza tra R ed S. Se facciamo come poco fa l'ipotesi di indipendenza della variabile di resistenza e di sollecitazione, quest'ultimo termine non c'è. Per cui la probabilità di crisi P con F sarà data appunto dalla probabilità che Z sia minore o uguale a zero. Quindi praticamente da questo integrale dove abbiamo la presenza della densità di probabilità che, ripeto, è gaussiana. Il fatto che sia gaussiana consente di definire la probabilità P con F di crisi come un mezzo meno una funzione particolare che dipende. C'è qualcuno che ha il microfono acceso, per piacere lo spegne, grazie. Meno una funzione particolare che si chiama error function del rapporto tra mu di z e sigma.
con Z. La error function è una funzione che ormai si trova anche da programmi di calcolo tipo matematico, tipo MATLAB o altri del genere, quindi è tabellata. Ai tempi miei c'erano 40 pagine di tabelle che ci consentivano di andare a definire questa error function. Error function che sostanzialmente viene fuori da questo integrale, e visto che la funzione P è una gaussiana, si ricava appunto direttamente. Questo rapporto tra mu di z e sigma con z viene definito appunto come beta, ed è proprio da questo rapporto che deriva il nome del metodo di verifica. Qua abbiamo l'espressione in termini di affidabilità, ma non cambia nulla. Ragioniamo un pochettino su questo mu di z su sigma con z. Immaginiamo di avere un processo, una situazione in cui le variabili sono aleatorie, sì, ma diciamo non hanno grandissime caratteristiche di aleatorietà. Significa che questa variabile avrà un certo valore di beta, un certo valore di media, mu, diviso una quantità che è la radice quadrata della varianza, si chiama deviazione standard, che invece avrà dei valori abbastanza piccoli. Lasciando il valore medio sempre lo stesso e aumentando il livello di aleatorietà, sicuramente io avrò un incremento della sigma con z, e quindi il coefficiente beta va diventando via via più piccolo. Questo che cosa significa? Che se beta diminuisce, e questo ce lo dice l'espressione della probabilità di crisi, la probabilità di crisi aumenta, e viceversa. Se beta aumenta, quindi se andiamo con variabili che sono via via meno aleatorie, la probabilità di crisi diminuisce. Quindi più aleatorio è il nostro problema, più alta sarà la probabilità di crisi del processo che stiamo prendendo in considerazione. Una cosa fondamentale è che il legame tra la beta e la P con F, che abbiamo detto è un legame inverso, può anche, ci consente di andare a ricavare quale sia il valore della beta di riferimento corrispondente ad una certa densità di probabilità, cioè scusate, non densità, ma una certa probabilità di crisi di riferimento. Questo che cosa significa? Che se io fisso la probabilità di crisi di riferimento, sono in grado di andare a valutare quanto vale il beta star. Addirittura vi dirò che la normativa danese, questa è diciamo una cosa che dovrei riportare anche nelle mie slides, oltre a riportare quella matrice che vi ho fatto vedere poco fa in termini di probabilità, riporta la stessa matrice in termini di beta, in termini di beta star F. Quindi non c'è la necessità nemmeno di andare a trovare questa relazione tra P con F star e B con, e beta con F star. Visto che il legame è inverso tra P e beta, cosa significa che P con F
E minore o uguale a P con F star significa che beta con F deve essere maggiore o uguale di beta star. Quindi la verifica si trasferisce proprio in queste due grandezze, che sono il valore beta che stiamo calcolando, che abbiamo noi, e il valore beta star, che è quello della crisi particolare che stiamo andando a considerare. Se lo esprimiamo questo beta con F come mu di tutto sigma, vediamo qui questa relazione importante. Il beta star F è quello che definisce la crisi che stiamo prendendo in considerazione. La verifica secondo il metodo beta richiede che la variabile media, cioè la funzione media di zeta, deve essere più grande o tutt'al più uguale al sigma zeta. E il coefficiente, diciamo, per cui deve essere più grande è appunto il beta star della procedura di crisi che noi stiamo prendendo in esame. Quindi se dovevamo fare una verifica, sostanzialmente abbiamo finito. Però ci chiediamo noi adesso se diciamo, questa eguaglianza o diseguaglianza tra due coefficienti beta e beta star, sì, è importante perché ci definisce quando la verifica è positiva, ma mi sarebbe piaciuto trovare una relazione. Volete controllare per piacere se i vostri microfoni sono spenti? Tra Mi risultano spenti, R2D. Giovanni, mi risultano spenti perché qua non ne vedo microfoni accesi. E qui c'è un Aspetta un secondo, gracchiare, li io controllo sento. meglio, ma non ne vedo microfoni accesi. Vabbè. Qua. Niente, E tutti allora, spenti. ok, continuiamo. Ok. Diciamo, se, mi chiedo se esistono dei valori di campo. Ora sì, ora c'è un microfono Which acceso, is grow? aspetta, però devo capire chi è. Quindi cortesemente Is grow, colleghi, is grow. spiegami qui. Vai Giovanni, che io controllo, vai, vai. Ok. R'D ed S'D. Per trovare le espressioni di questi valori di calcolo, per cui dopo alla fine la verifica la dovrò fare dalla comparazione soltanto tra di loro, si introducono le cosiddette variabili standardizzate di resistenza, la xi, e di sollecitazione, la eta, che non sono altro che la variabile resistenza epurata dalla media e divisa per la deviazione standard. La stessa cosa per quanto riguarda eta. Quando noi andiamo a considerare il diagramma relativo alle variabili standardizzate xi ed eta, avremo che il dominio di successo che noi avevamo individuato prima, cioè la bisettrice a 45 gradi del primo quadrante, adesso diventa questa retta la retta che vedete a sinistra, che definisce il passaggio fra il dominio di successo, che è quello a destra, e il dominio di crisi, che è quello a sinistra, espresso in termini di variabili standardizzate. Allora, in questo diagramma, il coefficiente beta che noi andiamo a considerare si dimostra che è la distanza di questa retta dall'origine del sistema di riferimento. E questa distanza individua questo punto, questa retta, scusate, individua un punto che mi pare verrà chiamato con D, le cui
coordinate sono proprio la coordinata di calcolo relativa alla resistenza standardizzata e la variabile di calcolo relativa alla sollecitazione standardizzata. Per cui praticamente io avrò a che fare con delle espressioni di questo tipo. La xi con d la posso andare a determinare e la eta con d la posso andare a determinare. E se voglio andare a ricavare le espressioni della resistenza di calcolo e della sollecitazione di calcolo, devo ritornare dallo spazio standardizzato allo spazio invece delle R ed S. Questo significa che la variabile di resistenza sarà data dal valore medio meno, ovviamente meno, tutte queste quantità sono positive, un prodotto che dipende dalla beta star al quadrato e dal rapporto tra la deviazione standard sigma con R e mu con R meno mu con R. Qua abbiamo di nuovo il fatto che questa differenza tra la resistenza di calcolo e il valore medio della resistenza diventa via via più grande, cioè io dovrò andare a ridurre sempre di più il valore della media, aumentando la deviazione standard della rigidezza a parità della differenza tra valori medi, e questo significa aumentando il livello di aleatorietà della resistenza. E questo ci sta bene, perché aumentare l'aleatorietà delle variabili significa avere delle situazioni che vanno via via deteriorandosi, e quindi io ho che il valore di calcolo deve essere il valore medio meno questa quantità. Un'espressione analoga abbiamo per la sollecitazione di calcolo, che è data dalla media delle sollecitazioni, ovviamente più in questo caso una quantità che è molto simile a questa, dove però a differenza di quella abbiamo la covarianza della sollecitazione, e quindi aumentando la covarianza della sollecitazione io dovrò andare a considerare ovviamente via via un valore di calcolo della sollecitazione più grande. Una volta definita queste quantità, cosa significa dire R con D maggiore o uguale a S con D? Significa dire che beta è maggiore o uguale a beta star, cioè questa diseguaglianza implica questa. E questa diseguaglianza implica che la P con F, la probabilità di crisi che io ho, è più piccola della probabilità di riferimento, e quindi la verifica è positiva. Quindi abbiamo nuovamente che attraverso la comparazione tra resistenza di calcolo e sollecitazione di calcolo, noi riusciamo trattare quello che a tutti gli effetti è un problema aleatorio, lo riusciamo a trattare invece come un problema deterministico, nel quale intervengono dei coefficienti che ovviamente dipendono dalla aleatorietà. Questo metodo di verifica beta, chiaramente esistono anche dei metodi di livello superiore, ma non è il caso di prenderli in esame. Questo metodo di verifica beta è incluso da tempo nelle normative danesi, e quindi un professionista può utilizzare
questo tipo di verifica piuttosto che una verifica agli stati limite. Ma perché è importante questo metodo di verifica beta? Perché noi possiamo fare una comparazione tra i risultati ottenuti con questo metodo e i risultati ottenuti con il metodo semiprobabilistico. E quindi quei coefficienti che intervengono nel metodo sopra semiprobabilistico non sono, diciamo, dei coefficienti a caso che il legislatore ha messo là dentro, ma sono dei coefficienti tali che, confrontando quello che accade nel metodo semiprobabilistico, coincide esattamente in termini di probabilità di crisi con quello che viene effettuato con un metodo beta. Quindi è attraverso questa comparazione che si vanno a calibrare i coefficienti che intervengono diciamo, nel metodo agli stati limite, che è il metodo che noi utilizziamo di frequente. Adesso, quando noi troveremo, applicando il metodo semiprobabilistico, troveremo determinati coefficienti, voglio sperare che non diremo più, boh, chissà da dove vengono questi coefficienti, o diciamo, obiettivo inferiore, ma perché ci sono questi coefficienti relativi appunto a queste situazioni particolari. Io con la parte relativa ai metodi semiprobabilistici avrei terminato, però ritorniamo indietro perché una volta che lo avevo annunciato, voglio considerare una circostanza in cui nuovamente entra in gioco la aleatorietà del problema e mi riferisco alle regole di combinazione modale. Regole di combinazione modale quando vengono applicate? Vengono applicate quando, una volta individuati i valori econi e congei relativi ad una particolare risposta del nostro sistema e derivanti dal modo iesimo e dal modo geiesimo, in particolare questi saranno dei valori massimi di quella grandezza, per ottenere il valore effettivo della grandezza che stiamo considerando massimo, dobbiamo andare a fare la radice quadrata delle tutte le possibili somme di rho ij per e con i per e con j. Quindi che cosa abbiamo? Questo è rho con i. Che cosa sono rho con ij? Queste rho con ij mi fanno capire che siccome il valore massimo di e con i avviene ad un certo istante, mentre il valore massimo di e con j avviene in un altro istante, cioè si dice che queste due grandezze non sono contemporanee, allora questo scalare rho ij definisce il grado di correlazione esistente tra queste due grandezze. Quindi definisce, come dire, il livello di probabilità che queste due grandezze acquisiscano il valore massimo in corrispondenza dello stesso istante. Che espressione hanno? E qua vedete una espressione più complicata perché si riferisce a due oscillatori modali che abbiano
hanno rapporto di smorzamento diverso, psi con X, psi con J, che quindi appare qui. Quando invece accade che, nella maggior parte dei casi che noi trattiamo, i due valori di psi con X, psi con J sono uguali, allora l'espressione del coefficiente di correlazione diventa questo, dove il valore di questo beta non è il valore, questo beta che compare qua non è il beta che abbiamo considerato prima, però la norma lo chiama così e rappresenta il rapporto tra il periodo dell'oscillatore J-esimo e il periodo dell'oscillatore I-esimo. Quindi, sostanzialmente, questo rapporto di correlazione, questo coefficiente di correlazione dipende dallo smorzamento che hanno i due oscillatori modali e dal rapporto tra i periodi. Se volete, questo si può scrivere anche omega quadro con i diviso omega quadro con j, è esattamente la stessa cosa. E allora uno si potrebbe chiedere, ma da che cosa deriva questa espressione di questi coefficienti di correlazione? Chi è stato quel disgraziato che ha tirato fuori questi coefficienti? È vero che poi quando noi andiamo a considerare un programma di calcolo, io penso che queste quantità siano, cioè se le va a determinare il programma, però come dicevo poco fa, è bene che il tecnico abbia sempre sotto controllo le cose che sta facendo la macchina. Bene, la regola di combinazione modale in realtà viene fuori da un lavoro scientifico di Derkiewicz-Egan, che è uno studioso di Berkeley, chiaramente di origini armene, e che disse: immaginiamo di considerare due oscillatori elementari e immaginiamo che tutti e due questi oscillatori siano eccitati dallo stesso rumore bianco. Rumore bianco, per chi non lo sapesse, è un particolare segnale aleatorio che è caratterizzato dall'avere la stessa intensità al variare della frequenza. Quindi praticamente è un segnale che ha sempre la stessa potenza al variare della frequenza. Quindi l'input fra questi due oscillatori è lo stesso. Ovviamente, se il rumore bianco è istante per istante lo stesso, questi due input sono perfettamente correlati. La risposta di questi due oscillatori non è più, non sono più perfettamente correlate le risposte dei due oscillatori, e sarà possibile definire una covarianza sigma ij che, divisa per la deviazione standard dell'esimo oscillatore e la deviazione standard del j-esimo oscillatore, mi dà una quantità che dovrebbe essere compresa tra meno 1 e 1 e che mi fornisce appunto il grado di correlazione, che quindi dipenderà soltanto dalle caratteristiche dell'oscillatore elementare I-esimo e da quello J-esimo, non certo dal rumore bianco.
Qualche anno dopo, anzi molti anni dopo, io e il professore Muscolino abbiamo fatto un ragionamento. Ma il rumore bianco non ha le caratteristiche di un terremoto. Il terremoto ha dei contenuti in frequenza che non sono sempre costanti, ma sono riconducibili ad un certo intervallo di frequenze. Ci siamo chiesti, ma se io vado a mettere un segnale che definisce sostanzialmente che caratterizza un terremoto vero e proprio, che cosa accade? Accade che innanzitutto si possono avere dei coefficienti di correlazione diversi rispetto a quelli di prima, e però su questi coefficienti di correlazione, oltre ad influire, diciamo, a essere dipendenti da frequenze dell'oscillatore, dal rapporto di smorzamento dell'oscillatore, dipendono anche dai parametri che definiscono il sisma. E quindi chiaramente la definizione di questi coefficienti di correlazione risulta essere più complicata. E comunque, a Derfius-Regan, ai risultati di Derfius-Regan hanno, diciamo, fatto affidamento gli autori della legge danese. Noi non siamo stati mai interpellati da nessuno, perché questa, diciamo, indagine l'abbiamo pubblicata, mi pare nel 2002, però chiaramente, diciamo, era un pochettino più complicata. Ecco, io avrei finito anche con, vedete, è stato, diciamo, semplicissimo spiegare da che cosa derivano questi coefficienti. Un tempo non c'erano e si diceva che la combinazione modale si faceva con la SRSS, che è praticamente questa, dove Rho J è uguale a 1, quindi si immaginava una perfetta correlazione tra i due oscillatori elementari. Poi ci si accorse che, soprattutto quando le frequenze dell'oscillatore I e dell'oscillatore J sono diverse, molto diverse tra di loro, questa regola dava dei problemi. E quindi si introdussero le Rho I, J in questo caso, e questa regola si chiama CQC. Il professor Muscolino si diverte a fare queste cose, non so chi di voi lo ha seguito, e quindi quello che noi possiamo fare, questo sarebbe, mentre qui non viene data nessuna distinzione delle frequenze, nella distanza tra le frequenze, quando le frequenze sono molto distanti tra di loro, usare la SRSS. Quando invece le frequenze sono abbastanza vicine tra di loro, utilizzare la CQC con la formula di porca miseria di Lamarck e non di Falzone e Muscoli. L'ultimo argomento che mi faceva piacere considerare è quello della gerarchia delle resistenze. Se ne sente parlare sempre, continuamente, della gerarchia delle resistenze, ma che cosa sia? Evidentemente, effettivamente, non lo so quanti di noi ce l'hanno perfettamente chiaro. Sicuramente la gerarchia delle resistenze
non può essere capita se non si studia che cosa sono le cerniere plastiche. Velocemente, io so che tutti voi le conoscete, queste, diciamo, queste condizioni, e immaginiamo di considerare una sezione rettangolare avente questa altezza e sottoposta ad un momento flettente tale da provocare il valore delle tensioni agli estremi pari alla sigma con E. Cioè, diciamo, questa situazione è la situazione che si ha al limite elastico. Ma immaginiamo adesso che la situazione che andiamo a considerare adesso è con un valore di momento maggiore del momento al limite elastico. Allora, sicuramente che cosa avremo? Avremo che le parti della sezione che sono più distanti dall'asse neutro andranno in plasticità. Se noi supponiamo che il comportamento del materiale è elastico, perfettamente plastico, che cosa accadrà alla nostra sezione? Che queste saranno le tensioni, sigma con zero, mentre quelle che vedete qua saranno le deformazioni, perché in un materiale elastico, perfettamente plastico, io avrò che le deformazioni aumenteranno indefinitamente a parità della tensione massima, sigma con zero, che io ho qua. Quindi che cosa accade? Accade che la parte di sezione a cavallo del baricentro, di altezza mettiamo H0, lavora in campo elastico. Le due parti che sono più lontane invece dal baricentro lavorano in campo plastico. Ma la sezione in questa situazione e con quel dato, diciamo, comportamento costitutivo, può sopportare ancora ulteriori incrementi di carico? Eh sì, perché qui in questa situazione io ho una parte che lavora in campo elastico. E questo processo quando avrà fine? Avrà fine quando io avrò che l'intera sezione sarà soggetta a tensioni di plasticità, la parte inferiore di compressione e la parte superiore di, scusate, la parte veramente. Con voi dovrei dire così, però io sono studioso di scienze delle costruzioni, quindi nella parte inferiore abbiamo trazione e nella parte superiore abbiamo compressione. Se io voglio andare a misurare che cosa succede qua alle nostre deformazioni, non posso disegnare nulla, perché qua in campo elastico le deformazioni sono proporzionali alle tensioni. Ok, e quindi questo è l'andamento. Ed è come se la mia sezione, che prima era in verticale, adesso è inclinata in questo modo. E quindi avrò una curvatura qui che posso andare a valutare tranquillamente. Quando sono qui, fino a questo punto, ho sempre epsilon con zero. Ma quando noi andiamo a considerare che qui c'è plasticità e qui c'è plasticità, le deformazioni continuano a aumentare con la legge lineare, aumentare e diminuire con legge lineare. E anche qui io posso individuare la curvatura, che è data dalla rotazione sostanzialmente di questo andamento rispetto all'asse neutro. Come vedete, man mano che diminuisce la
l'altezza della sezione che rimane, della parte di sezione che rimane in campo elastico, la curvatura aumenta. Che cosa significa? Che quando io ho che tutta la sezione lavora in campo plastico, la curvatura va sicuramente a infinito. Io non riesco. Vabbè, poco importa. Ci siamo? Ma cosa significa? Che cosa significa curvatura infinita? Significa che in corrispondenza della sezione che stiamo prendendo in esame, io potrò avere una variazione di rotazione proprio in corrispondenza di quella sezione. Infatti è una variazione finita di rotazione che implica il fatto che la curvatura sia infinita. Bene, ma allora che cosa significa? Significa che se io prima avevo una trave dove, per esempio, nella parte, immaginando una forza applicata in mezzeria di questa trave che va via via aumentando, facendo andare in plasticità prima le parti esterne, poi via via sempre di più le parti interne, fin quando, consumato tutto la riserva che aveva la sezione, si verifica la curvatura infinita. Ma dicevamo, significa rotazione che relativa fra le due facce della sezione, che può essere diversa da zero. E noi lo sappiamo qual è quel vincolo che mi diciamo modella questa situazione. Il vincolo è quello di una cerniera, interna, che però non è scarica, ma è sottoposta nelle due sezioni che arrivano alla cerniera con due momenti che sono proprio il valore del momento che determina questa situazione. Ecco cos'è la cerniera plastica. Qui vediamo se riesco. Qui vediamo proprio questo caso e vedete, a un certo punto ci sarà un valore del carico che mi determina il momento al limite elastico, ma io posso ancora aumentare questo carico perché la sezione, come abbiamo visto, ha delle riserve fino a quando non raggiungiamo il momento plastico. Nel momento in cui si raggiunge il momento plastico, se noi qui andiamo a considerare il diagramma delle curvature, fino a quando il materiale lavora in campo elastico, il diagramma è un diagramma lineare. Poi, quando supera il momento, il valore del momento elastico, la legge tra momento e curvatura non è più lineare, ma sarà una legge quadratica. E in particolare sarà una curva che ha asintoto verticale proprio in corrispondenza di questo punto. Visivamente, cioè effettivamente, che cosa abbiamo? La situazione di sezione interamente plasticizzata, che significa da un punto di vista cinematico appunto la formazione di una cerniera plastica qui. Questa trave è vincolata in modo tale che la formazione della cerniera plastica praticamente determina la crisi dell'intera struttura. Ma noi sappiamo che non è sempre così, perché
Se per esempio io ho che la trave è incastrata alle due estremità, allora che cosa avrò? Che i punti dove c'è il momento più grande sono A e B. Io aumento il carico fin quando in corrispondenza dei punti A e B non si supera, non si raggiunge, anzi meglio, il limite plastico del momento. Si formano due cerniere, una qua e una qua, due cerniere plastiche. Il sistema che ottengo può ancora sopportare ulteriori incrementi di carico. Fino a quando poi il valore massimo del momento che ho in corrispondenza della mezzeria non raggiunge anch'esso il valore di momento plastico. Se andiamo a rappresentare quanto avviene qui in un diagramma P e per esempio spostamento verticale del punto di mezzeria, avremo qui il primo tratto lineare, qui il secondo tratto che è ancora lineare ma con una rigidezza ridotta, qui la trave era incastrata, in questa situazione intermedia ce l'avrò incernierata, incernierata, fino a quando poi, quando raggiungerò il valore limite, si dice che la struttura fluisce plasticamente, cioè il sistema che noi abbiamo considerato, quando vado a considerare la terza cerniera che si forma qui, diventa un cinematismo. E allora, una cosa che potrebbe essere utile considerare, andare a vedere per un sistema eccitato dalle forzanti, sì, di tipo sismico, quindi delle forze orizzontali, dove possono accadere dove possono verificarsi le cerniere. Bene, le cerniere si possono avere alla piede e alla testa dei pilastri, e si possono avere alla estremità delle travi. Qui noi immaginiamo che le travi, di non considerare il carico, diciamo, verticale agente su queste travi, o di considerare, ma che il suo effetto risulta essere trascurabile. Cosa succede? Io aumento i carichi, inizialmente la struttura lavora in campo elastico, comportamento lineare, poi si forma la prima cerniera plastica e si dovrebbe trovare in corrispondenza di una trave. Poi la rigidezza diminuisce perché nel momento in cui io vado a sostituire ad un incastro una cerniera, è chiaro che sto diminuendo la rigidezza del mio sistema. Aumento, aumento, fin quando non si forma un'altra cerniera e così via, fin quando il sistema non raggiunge un diagramma che è parallelo all'asse delle deformazioni. Cosa significa che il diagramma è parallelo all'asse delle deformazioni? Che il sistema non ha più rigidezza, non può più sopportare delle azioni di carico. O se vogliamo, abbiamo trasformato il nostro sistema attraverso l'introduzione di queste cerniere, lo abbiamo trasformato in un cinematismo. Questo particolare tipo di cinematismo prende il nome, cioè si considera che è un meccanismo globale, cioè un meccanismo dove praticamente intervengono sostanzialmente tutte
le travi e per quanto riguarda i pilastri, soltanto i pilastri. Se vogliamo avere pure un'idea di quello che è la configurazione, cioè il cinematismo che è legato a questa condizione, questo cinematismo sarà tale che le pilastrate rimarranno tutte integre e ruoteranno in corrispondenza delle cerniere alla base, mentre le travi si comporteranno da pendoli. Bene, se la nostra struttura si comporta in questo modo, significa che abbiamo rispettato la gerarchia delle resistenze. Perché? Perché abbiamo sfruttato al massimo la duttilità del nostro sistema. Cioè le nostre cerniere si sono formate senza che la crisi dell'intera struttura o di una porzione si potesse verificare. O se vogliamo, in questo modo abbiamo il maggior numero di cerniere plastiche. Ora dobbiamo ricordarci che la presenza di una cerniera plastica, sempre caricata con il momento di plasticizzazione, definisce un lavoro interno, definisce una dissipazione. Quindi il fatto che si siano formate tutte queste cerniere fa sì che la dissipazione di questa struttura sia molto alta e quindi l'intensità di queste forze orizzontali può essere anch'essa molto alta. Quindi con la gerarchia delle resistenze noi avremo una crisi che sarà di questo tipo. Ecco, ci dobbiamo però un attimo rendere conto che sì, io qua disegno un pallino e sono a posto, ma cosa significa che in corrispondenza di una trave si verifica una cerniera plastica? Guardate, ce l'abbiamo qua alle due estremità, cioè il nodo che prendiamo in considerazione dove si trova la cerniera plastica chiaramente risulta essere fortemente danneggiato. Qua in realtà c'è anche una traslazione, perché questo palazzo è stato un palazzo disgraziato, era costituito dalla, siamo all'Aquila, era costituito dalla presenza di due edifici che strutturalmente potevamo considerare indipendenti, dei quali uno ha ceduto per piano debole, e ora vedremo che cosa significa, mentre l'altro no, per cui questo lato di questa trave di collegamento se ne è. Quindi quando noi diciamo sì, si può formare la cerniera plastica, stiamo attenti, perché cerniera plastica poi significa andare ad avere situazioni di questo tipo sui quali, bene che vada, bisogna intervenire per ripristinare la situazione. Qui evidentemente non c'è stata la progettazione con la gerarchia delle resistenze perché è andato in plasticità prima il pilastro e non la trave. Qua vedete il caso che vi dicevo prima del piano debole, cioè immaginiamo che le cerniere plastiche si formino all'estremità dei pilastri relativi a questo piano. Cosa succede? Succede che quando vanno in plasticità questi elementi, io ho un meccanismo di collasso, dove tutta la parte di sopra tende a spostarsi, a traslare orizzontalmente, mentre la parte che si trova di sotto rimane fissa. Sicuramente il piano debole che noi possiamo avere, molto spesso noi ce l'abbiamo
in corrispondenza del piano terra, il piano debole, cosa fa? Fa sì che chiaramente l'entità delle forze che producono questo tipo di meccanismo è sicuramente più bassa delle entità relative alle forze di questo meccanismo. Ce ne rendiamo conto anche dal fatto che qui le cerniere plastiche sono 10 e quindi sono di numero ridotto, cioè il sistema dissipa energia attraverso queste 10 cerniere, mentre qui il numero delle cerniere risulta essere più grande. Mi pare che quello che c'è scritto sotto lo abbiamo detto. E quindi quando noi andiamo a progettare le nostre strutture, stiamo attenti, in corrispondenza dei nodi pilastro trave, dobbiamo fare in modo che in condizioni al limite di carico si formi la cerniera nella trave e non in corrispondenza dei pilastri. Va bene, io avrei finito, vi ringrazio tantissimo e vi ho detto, vi do appuntamento a 2 o 3 anni, così non rischiamo. È come quando gli attori, no, decidono di non lavorare per un certo periodo di tempo per evitare che ci sia una crisi di rigetto da parte degli spettatori. Cosimo, Ciccio. Scusami Giovanni, perdonami, dimmi pure. Io avrei finito. Ok, allora, scusate, insomma, giusto, posso vedere per 2 minuti? Un attimino. Allora, se è finito, io dico che potremmo anche liberare i colleghi, che dici? Se ci O sono hanno delle altre domande da domande, fare? dei Io nella chat non ho chiarimenti, trovato niente. Nella chat non ho trovato niente. parolacce. No, parolacce no. Parolacce no. Non ce ne sono parolacce, puoi stare tranquillo. E allora niente, dico, se tu hai finito, liberiamo i colleghi così noi ci andiamo, fra virgolette, tutti a riposare. Che dici? Che dici, Va Giovanni? bene, Quindi per va me, bene. dico, per me possiamo anche chiuderlo, dico, problemi non ce ne sono. Va bene, d'accordo. D'accordo, colleghi, grazie di tutto. Giovanni, grazie, grazie veramente di tutto. Qua c'è A il te. nostro presidente che è comparso. E Giovanni, niente, abbiamo qua c'è aperto un problema teoricamente finito. importante. Ricordo Eh? che il professore Falzone si permette anche di essere l'unico fra tutti i relatori che non è. Ci sarà un motivo, dice, perché è raccomandato dal presidente. No, perché è bravo di per sé e tutti chiedono e sono, tra virgolette, innamorati del professore Falzone. Quindi tutti vogliono il professore Falzone messo 2 volte, va bene? E quindi noi Mi hai vediamo a messo 2 volte. Io fine avevo rimandato i colleghi, diciamo, fra 2 o 3 anni, così avevo la possibilità di non. Poi ce la discutiamo. tu sai che fino a quando ci sarò io, ancora per poco tempo, tu sarai insieme a me, ancora continuiamo questo percorso, non sarà lunghissimo, ma almeno fino a quando ci sono io ti prego di continuare questa forma di formazione e cultura, come la chiamo io, va bene? Va bene, va Giovanni, benissimo. ci Ciao vediamo la Ciccio, prossima volta, grazie buonasera a a te, tutti. grazie a tutti quanti, Grazie un Francesco. abbraccio a tutti. Ci Ciao, vediamo grazie domani. Cosimo e grazie a tutti quanti. Grazie a te. Ci vediamo Ok, domani. grazie. Buonasera a tutti. Hanno salutato Grazie, ingegnere. tutti Buonasera. quanti. Ok, grazie a voi.
grazie a tutti. Ciao, grazie. Buonasera e complimenti a tutti, al relatore e a tutti quanti. Grazie. Grazie. Ciao.